Buonasera a tutti, vi preghiamo di fare un attimo di attenzione a questi primi minuti di comizio, ascoltiamo attentamente questo discorso. La tecnologia a volte ci è ostile. Buonasera a tutti e ci dispiace di non avervi potuto far sentire un bellissimo discorso dell'unico, a parere mio, l'unico vero e autentico Presidente della Repubblica Italiana, Alessandro Pertini. Un discorso rivolto ai giovani, un discorso di incitamento, di favorire i giovani. Era tantissimo emozionante ed era sarebbe stato veramente bello farvelo ascoltare, magari ci riusciamo dopo. In ogni caso vi invito ad andarlo ad ascoltare su internet, si trova facilmente. Sandro Pertini, appello ai giovani. Ora vi presento Francesco De Pascalis, un candidato consigliere della lista Libertà e Partecipazione. Buonasera, il mio sarà un intervento molto breve e diverso da quello che mi ero preparato in questi giorni ed è frutto di una notte insonne, una mattinata animata e ulteriori ore di travaglio personale. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Francesco, ho 33 anni e a dispetto di chi può permettersi di fare un lungo e ornato elenco di titoli accademici, dirò semplicemente che sono un disoccupato. Non mi vergogno di dirlo, perché ho constatato direttamente che questa è una condizione che riguarda molte persone di questo paese, non solo giovani purtroppo. Quando però all'incirca 2 anni fa mi si è presentata l'occasione di andarmene da qui, ho fatto una scelta controcorrente. Ho deciso di restare e di iniziare un processo di ricostruzione proprio dal luogo dove ero cresciuto. In tal senso, l'esperienza fatta con il gruppo di reazione è stata fortemente formativa, perché mi ha dato il coraggio di rimettermi in discussione, di dare fiducia agli altri e al contempo riceverne. Ecco, la fiducia è stato il collante da cui iniziare a costruire la nostra idea di partecipazione. Se non avessi avuto fiducia nei miei compagni di viaggio, ora non sarei su questo palco e non direi le cose che sto per dire. Sarei stato semplicemente un nome su un elenco, uno dei tanti candidati che appaiono e scompaiono ogni 4 anni. Invece eccomi qua, presente, nonostante la mia riservatezza di carattere, pronto a mostrare la faccia a testa alta, ad essere per una volta avanguardia. Una campagna elettorale è una cosa snervante. È difficile mantenersi calmi e pazienti, sopportare anche le incomprensioni fra amici. Ma la forza di questo gruppo è stata proprio nel mantenersi uniti, a non avere paura di rischiare, a non lasciarsi guidare o influenzare da sospetti, voci, chiacchiere di paese. E indipendentemente da quanti voti guadagneremo o perderemo questa sera, noi abbiamo ottenuto già una vittoria, lo stare ancora una volta insieme. Insieme a Mauro, Fabrizio, Elisa, Mino e tanti altri che non sono neppure su questo elenco, mi sono speso al massimo delle mie capacità per questo paese, magari sbagliando, ma senza riserve. Nel confrontarmi con le persone che lo abitano e che hanno un modo di vivere le cose in maniera diversa dalla mia quotidianità, ho scoperto nuovi problemi che richiedono soluzioni pratiche. Ecco perché io non sto facendo una campagna elettorale da bar
offrendo caffè in giro. Fra l'altro c'è stato anche un signore che mi ha chiesto un paio di scarpe nuove, a cui ho risposto semplicemente che da me quelle scarpe non solo non le avrà mai, ma che al suo posto preferirei andare in giro scalzo, pur di mantenere intatto il vestito della mia dignità. Quello che posso fare io è impegnarmi affinché ci siano le condizioni tali, così che lui o chiunque altro quelle scarpe possa comprarsele da solo. Non offro contentini che un giorno vi saranno ripresi con gli interessi. Offro un contributo di idee e di impegno che c'è sul nostro programma. Un foglio di quattro facciate che è come una bandiera a cui ognuno di noi ha aggiunto un colore. È stato difficile scremarlo, riassumerlo in poche righe, perché l'energia delle persone che mi sono accanto, che sono anche chiuso sotto il palco, è qualcosa di incontenibile. E credo anche che a rappresentare questa energia nuova non dobbiamo essere solo noi. C'è molto potenziale sopito in questo paese. Noi possiamo essere allora un punto d'inizio, una forza centrifuga da cui partire. Vi tendiamo la mano, unitevi a noi. E questo è il momento. E ricordatevi una cosa, che se le cose intorno a voi non vanno bene e volete cambiarle sul serio, dovete per prima cosa rimettere in discussione voi stessi, giocare al rilancio, rischiando anche di perdere qualcosa. Non pensate allora al voto come una delega, ma ad un gesto concreto di partecipazione, ad una scelta di libertà. Grazie. Allora, prima di tutto vorremmo fortemente dissociarci da tutti questi toni beceri che ci sono stati in questa settimana. Una campagna politica non può essere fatta di accuse, di insulti personali, di appellativi alle persone, di snobbamento verso le persone. Una campagna elettorale deve essere piena di contenuti, deve essere il momento in cui la cittadinanza conosce i candidati. Ebbene, signori e signori, a me sembra di aver conosciuto stranamente in questo mese un sacco di gente che non conoscevo prima. E questo mi fa piacere, tantissimo. Non mi fa piacere che però si diano dei titoli. L'impegno nella politica, l'impegno nella società non viene un mese prima della campagna elettorale. Quello è un momento in cui ci si esprime. L'impegno viene 365 giorni l'anno. E prima di parlare di contenuti, un mese prima soltanto di campagna elettorale, bisognerebbe lavorare, pensare a cosa si può proporre ad una cittadinanza seriamente. E soprattutto quando gli si vengono proposti dei confronti, accettarli. Se gli si vengono proposte delle alternative, non far finta che non ci sono, o che non gli siano state proposte. Stranamente, ecco, un'altra puntualizzazione, sicuramente non ci appartengono i toni beceri, però non staremo lì a fare sviolinata a nessuno, a ognuno il suo. E tutti debbono prendersi le responsabilità. Amministrare un paese generalmente dura una legislatura, due legislature, in ogni caso, in quegli anni si lavora. E dopo aver lavorato bisogna rendere conto di questo. A mio parere, mi sembra che questo paese, l'ho già detto nel mio primo intervento, sia assopito,
nonostante ci siano una sfilza di iniziative, opere che comunque ancora non si sono viste. Sono un po' come gli 80 euro di Renzi, votatemi, gli 80 euro li avrete il giorno dopo delle elezioni. Intanto votatemi, poi le coperture per questi 80 euro non esistono. Sembra un po' un tranello. Quindi decidiamo per la seconda volta di partecipare a questa campagna elettorale, perché crediamo che la politica, quella vissuta 365 giorni all'anno, anche il giorno di Natale, anche il giorno di Pasqua, non c'è ferie mai per l'attività sociale, e soprattutto tutti gli anni, non soltanto un anno, crediamo che sia importante per lo sviluppo del paese. Quindi la politica è importante ed è il motore per cambiare la realtà, questa realtà che a noi sembra statica. Ed in questa prospettiva, cari cittadini, cari amici e anche cari nemici, in questa prospettiva noi siamo aperti a voi, siamo aperti ad essere proprio quella forza che raccoglie l'essenza di ogni cittadino della comunità di Castri, non solo perché sia residente, ma perché la viva, la comunità di Castri, e anche, al contrario di quanto ci è stato detto poco meno di 2 ore fa, farli partecipare anche nelle scelte del bilancio. È una grandissima sciocchezza quella di dire che un cittadino non possa partecipare al bilancio. In ogni caso va ascoltato. Poi ci saranno le priorità, ci saranno tutto quello che volete, i bei programmi in testa da concludere, ma che stranamente non si sono mai conclusi. Quindi a sto punto conviene fare il discorso che faceva Francesco, giocare al rialzo. Allora a sto giro iniziamo a pensare di coinvolgerli, i cittadini, nelle scelte anche economiche. Il patto di stabilità, mi dispiace dire che ci si nasconde dietro l'idea del patto di stabilità. È una, definiamola, una regola che ci ha imposto l'Unione Europea. Un'Unione Europea che, per come è governata oggi e negli ultimi decenni, ha prodotto soltanto quella famosa austerity di cui vi parlano i telegiornali. L'austerity poi nelle tasche delle persone si traduce in tasse, eliminazione soprattutto di servizi in nome di una spending review che è soltanto un artificio culturale, linguistico, non è nient'altro che rifare in continuazione manovre finanziarie sempre tendenti all'eliminazione del servizio verso il cittadino a 360 gradi. Siccome io, uno dei miei orgogli e uno dei miei punti di fierezza è quello di non essere mai appartenuto a quel modo di pensare che la politica, il modo di pensare che ha fatto e ha dominato la politica oggi, cioè del centro-destra, del centro-sinistra e adesso, come si chiamano, grandi alleanze, ste sciocchezze così. In realtà, i responsabili di tutto questo disastro sono esattamente loro e vengono a chiedervi il voto per poter risolvere una situazione che hanno creato loro. Io non ci scommetterei, onestamente, su questo. Sceglierei un'altra Europa, prima di tutto, e soprattutto sceglierei un'altra comunità di Castri, un'altra amministrazione che potesse governarmi. Quindi è soltanto un alibi quello del patto di stabilità, un alibi bello e buono, si può aggirare tranquillamente, non rispettare, lì si va contro la legge, lo sappiamo tutti quanti, ma si può tranquillamente aggirare. Vediamo comuni, al contrario di quello che ci dicono, basta fare una passeggiata nel circondario, gli altri comuni purtroppo vanno avanti, e se vanno avanti anche piano piano, comunque lo sono andati velocemente negli anni passati, adesso in qualche maniera possono galleggiare, invece noi sprofondiamo, vogliamo fare una piazza, aumentando le tasse ai cittadini e poi
questi grandi consiglieri eletti che dovrebbero tutelarvi, nella specifica l'assessore all'inno nazionale, una delega che è stata praticamente inventata a Castri. L'unica attività di questo consigliere è stato soltanto accendere l'inno nazionale e... Ah no, sono stati due gli interventi, scusate. Uno era mettere play all'inno nazionale e l'altro offendere la cittadinanza. In quali termini? Nel momento in cui si è parlato di dover aumentare l'IRPEF e si è detto, ma in fondo sono soltanto 20 euro in più all'anno per ogni persona. Beh, vallo a chiedere alle persone che non hanno quei 20 euro in più all'anno, e di questi periodi mi sa che ce ne stanno veramente tanti. È un'indelicatezza in ogni caso, se non un'offesa, comunque un'indelicatezza a parere mio, dovremmo stare attenti a questo. Oppure verremmo a chiedere a lei 20 euro, potrebbe essere una soluzione. E poi non so, soltanto 20 euro a secondo, possono essere anche 30, magari c'è grasso che cola. Allora... Ah, un'altra bella faccenda, le politiche giovanili, signore e signori, abbiamo in una lista candidate tre generazioni di politiche giovanili all'interno di Castri, tre, e non vedo più di tanti giovani qui, non vedo nessuna attività giovanile fatta all'interno del comune di Castri, e quindi perché scommettere su cavalli perdenti? I tirocini formativi, ma che non mi si venga a dire che siano stati introdotti da qualcuno di sua spontanea volontà, sono delle direttive del governo centrale di fare tirocini formativi, non è niente, non avete fatto niente di nuovo, anzi, non avete fatto nulla, e questo è gravissimo, tre generazioni di...